sono stati ordinati tutti, adesso sono proprio quasi Castiano cosa sta facendo il Consiglio Comunale. Trovo strumentale, francamente credo che non ce ne sia bisogno, perché oramai la città è stanca di sentire questo discorso sul Partito Democratico. Io sono nascendo felicissimo per dire che il Partito Democratico è rappresentato dal segretario, dal direttivo e dal gruppo consigliere. Mi dispiace, avrei voluto evitare un riferimento alla consigliere Sosio, che abbiamo sentito due volte in questo Consiglio Comunale, una volta che ha dichiarato la sua fiducia ed eterna gratitudine al sindaco, in particolare ovvio, visto che è un rapporto così stretto. Oggi per dire che è l'Inter per dichiarare la sua indipendenza dal gruppo consigliare. Oggi perché è venuta, dopo aver dichiarato la sua indipendenza in Consiglio Comunale, è venuta a raccontare che il partito, insomma, se dico, sarebbe sentendo un velo pietoso, anche perché pensa che se anche questi dal momento per ulteriori concetti avrebbe cambiato il momento e la fase. Penso che alla città interessa più sapere quali sono i veri problemi, come tu vedi, intendi andare avanti, perché credo che questo sia l'invito che venga dai tanti della maggioranza che sostiene, la maggioranza numerica, perché quell'elettorato siamo noi del PD, che ti abbiamo consentito di vincere le elezioni, che ci abbiamo creduto, perché bisogna anche andare a cominciare a fare la distinzione, quindi per bene, la persona per bene e per male. Io credo che uno che venga a far tempo, uno che fa il sindaco, deve essere una persona capace, una persona di poter dire cosa vuole fare, come vuole fare, e non rimangiarsi le cose. Io penso che sia patrimonio della città. Consigliere Polizio, io lo dico, che prende il caramba, facciamo un caramento, ci concepiamo, ma concepiate il voi. Presidente, però non mi dico. Chiedo scusa, consigliere. Io credo che sia patrimonio della città, l'attività che svolge in modo silenzioso, devo dire l'ambiente, che svolge la mia attività con quella sua macchina che ci prende tutti. E quindi veramente lo stesso corpo della città, lui insieme agli amici della stampa, sono le uniche persone che poi fanno uscire da questo contesto le cose che diciamo qua dentro, perché queste cose si rendono tante, però purtroppo poi rimane tutto giù in questa stanza e esce fuori poco. Quindi io ringrazio loro, così il comune, cioè i cittadini hanno la possibilità di vedere in che modo vengono rappresentati, come devono fare le cose, quando il sindaco non la cambierà mai, se la cambierà, se cambia, se non ci sono tutte, lui prende atto e va a casa. E poi ce lo ritroviamo a votare insieme alla sua maggioranza il vicepresidente della parte minoritaria dell'opposizione. Non il vicepresidente dell'opposizione, qui ci può anche stare voi, se c'è stata una verità con noi. Ma io credo che l'opposizione abbia il diritto di esprimere a maggioranza il suo candidato, e invece no, sindaco dalla parte di Lucente entra a casa testa e insieme alla sua maggioranza elegge il vicepresidente. Scusate, ma che dichiarazione cosa volete sapere? Cioè il sindaco cosa vuole fare? Avete bisogno che il consiglio o il sindaco o il consigliere Mantano facendo quello che si vuole dire, perché chiaramente si è attaccata alla poltrona, alle prebende, va bene quando
quando è nata la Giunta, abbiamo ribadito ancora rinnovando, ancora rinnovando su come sono stati scelti i dirigenti e soprattutto quanti ne sono stati fatti. Abbiamo osservato e abbiamo interrogato l'amministrazione, noi che stavamo nella maggioranza, sul modo con cui veniva bandito la bandita la gara successa, sul centro della donazione d'anni, una sola azienda che ha partecipato, una ha partecipato un'altra, in maniera sempre dell'anno, trattandosi di una gara di 600.000 euro, la gara da sempre vede vincitore lo stesso nominato. Come
Perché come non vuole perdere questa maggioranza?
soprattutto con la voce degli ascolti, di tutta l'orario, ma onestamente, i motivi non sono venuti fuori. Il Signore mi diceva che il le dimissioni. All'indomani di quelle dimissioni, te la strada, per un comunicante, mi dice, sindaco, tu hai un approccio perché ci sono quattro che ti ricattano. Tu non avevi mai ricattato nessuno. Il ricatto è un reato penale. Cioè, quindi, se non ho un ricatto, se non c'è la magistratura, non c'è la carabinieri, c'è la vera cosa che non c'è per noi, perché non l'abbiamo mai fatto. Lo abbiamo sempre fatto di compito. Poi, se questo deve essere un premio per chiaramente nascondere quella che è un'aspettativa, una volontà, di quella che è una persona che ha compito, nonostante gli incarichi importanti che abbiamo perso. Io credo che non abbiamo più nulla da dire, mi lascio all'appello che ha fatto il capogruppo, ribadito dal concettato. Noi da questo momento saremo tutti attenti, pronti a valutare con grande attenzione quegli atti che vanno nell'interesse della città, ma se vanno